Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Ci sono esperienze che cambiano la vita, esperienze che sono paragonabili solo alle scene vissute nei film di fantascienza. Oggi vi racconterò una storia di un marito e di una moglie in una base statunitense dove hanno avuto l'opportunità di vedere qualcosa di straordinario. Ma in questo momento non ho intenzione di anticiparvi niente. Iniziamo prima a raccontarvi di un'altra cosa. Esistono gli antichi rotoli del Mar Morto. Molti di voi sicuramente ne avranno sentito parlare, trovati in Qumran. Un estratto di questo racconta di un essere terrificante dove il suo aspetto era come un serpente e il suo mantello era di molti colori scuri. Il suo aspetto era simile a quello di una vipera. Questo particolare frammento corrisponde al testamento di Amram, ed è stato scritto in aramaico antico migliaia di anni fa. L'aspetto di questo essere era prettamente da rettile e come alcune statue rinvenute circa 100 anni fa nella Babilonia. Tra le altre questioni relative al testo del Mar Morto vi è scritto qualcosa di particolare che dice: il Dio che ha catturato l'uomo sta uscendo dalla tomba. In malvagie raffiche di vento sono uscite dalla tomba. Dalla terra sta uscendo. Dagli inferi alla terra sta salendo, nel cielo è sconosciuto e sulla terra nessuno lo conosce. Sembra che si stia parlando di qualche tipo di entità soprannaturale, simile a un rettile che viene dagli inferi e si muove come una raffica di vento. Forse è solo un'allegoria per dire che si muove velocemente nell'aria. Amram sembra essere molto curioso, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di una vipera. E sembra essere un vigilante di qualcosa. Il nome a questo strano essere dall'aspetto rettiliano dicono che si chiama Belial. Il suo nome ricorda Baal, quell'antico dio ben noto nelle culture mediterranee. Alcune delle traduzioni proposte oltraggiano il significato di Belial, come denaro e corruzione. Ci sono molti servitori di Belial proprio per questo motivo. Ma perché ti sto raccontando questo? Quale relazione c'è con l'esperienza che andrò di seguito a raccontarti? Un'incredibile esperienza fatta anni fa e trasmessa a Linda Moulton. Un'esperienza che ti sorprenderà, ti darà molto a cui pensare. All'inizio del video stavamo parlando di una coppia, marito e moglie, che hanno avuto l'opportunità di vedere qualcosa di sorprendente in una base degli Stati Uniti. Celestine Starr è nata nel 1953. Sin da piccola ha vissuto tra militari, poiché il suo patrigno era un sergente maggiore della Forza Aerea degli Stati Uniti e quindi aveva una certa tradizione militare all'interno della sua famiglia. La giovinezza di questa ragazza l'ha vissuta viaggiando in diverse basi. Nel 1970, all'età di 17 anni, Celestine ha incontrato Ernest Hunt, che ha lavorato anche per l'USAF. 2 anni dopo che si conoscono, si sposano e presto Hunt viene trasferito in una base italiana. In particolare, il ruolo di suo marito era quello di essere responsabile della sicurezza dei missili nucleari che gli USA avevano destinato in Italia durante quel periodo. Per 5 anni hanno vissuto nella zona montuosa di Aviano, per tornare negli Stati Uniti nel 1977, dove gli fu assegnata la sicurezza di volo di prova 412 alla base di Edward Flight Test Center, situato in California. Oggi la base è considerata il centro universale dei test aerospaziali, diciamo che è un sito in cui vengono testati tutti i tipi di aeromobili. Infatti, lo Space Shuttle è stato inizialmente testato su questa base per le sue manovre di atterraggio. Ma ritorniamo alla storia della famiglia Hunt. All'interno della base vivevano in una casa dove tenevano come regola non parlare di lavoro. Ernest avvertì sua moglie che a causa delle sue credenziali di sicurezza era possibile che fossero controllati all'interno. Sembra che Ernest era a conoscenza di informazioni top secret. Celestine si era abituata nel tempo al silenzio sulle attività di suo marito, fino a un giorno, quando Ernest tornò dal lavoro molto arrabbiato e sconvolto per il fatto che gli era successo al centro dove svolgeva la sua attività. Celestine, cercando di aiutarlo, chiese cosa stava succedendo.
ed è stato in quel momento quando ricevette la notizia più sconvolgente della sua vita. Hunt accende la radio e la mette a tutto volume. Si avvicina a Celestine sussurrandogli all'orecchio alcune strane parole. Rettili, sono rettili. La donna racconta che si riferisce con le sue parole a una forma di rettile intelligente. Nei giorni passati, Celestine iniziò a chiedere a suo marito dell'incidente, fino a quando una notte Ernest e sua moglie entrano all'interno della base, grazie alle loro credenziali di sicurezza che hanno la capacità di accedere a tutti i tipi di strutture senza molte complicazioni. La base di Edward è piena di grandi hangar. Ci sono molti hangar sparsi da diverse parti della zona desertica dove si trova questa base, ma loro sono andati in uno specifico hangar. All'interno di quell'hangar non c'era niente, era completamente vuoto. C'era solo una specie di cassa quadrata grande con alcune sbarre d'acciaio che lo attraversavano. Si trattava di un ascensore di sicurezza molto strano. Ernest si avvicinò all'ascensore, digitando un codice e sbloccando la sbarra in quel momento, così da poter accedere al suo interno. Celestine ricorda qualcosa di curioso di questa esperienza. Dice che hanno perso molto tempo per scendere fino giù. L'ascensore scendeva, scendeva sempre giù. Sembrava che non si fermava mai, fino a quando l'ascensore si fermò e si aprirono le porte e si trovarono in una specie di grande caverna cementata sia a destra che a sinistra. Dopo aver camminato per un po', arrivarono in un'area dove c'era ciò che sembravano piccole celle di cemento all'interno. Arrivati a quel punto, il marito la esortò a guardare attraverso quelle piccole finestre rettangolari che avevano quelle celle. Qualcosa di curioso era che il vetro di queste finestre era assolutamente molto spesso. Però quello che veramente l'ha colpita è quello che ha visto attraverso quella finestra. Ha visto qualcosa che ha cambiato tutta la sua vita. Il suo interno vi era una specie di rettile, alto circa 7 piedi, all'incirca alto più di 2 metri. La sua pelle era verde oliva scura e anche gialla, le mani verdastre simili a degli artigli, con 5 dita, e aveva anche un grande occhio giallo dorato con una pupilla verticale. Il volto di questa specie di animale intelligente aveva la forma di un rettile, il suo muso era allungato. Celestine racconta che alla fine del suo muso vi era una specie di apparato sopra la bocca. Le gambe di quell'essere erano molto grandi e molto forti. Il suo torace era molto muscoloso ed era dotato di una coda anch'essa simile a quella di un rettile. Racconta che quando il rettile la guardava sembrava una sensazione di freddo che le invadeva il corpo. Lei commenta che la riempiva di terrore, la terrorizzava. Dopo quella sconvolgente esperienza sono tornati a casa e sulla via del ritorno non hanno detto una parola. Celestine dice che giorni dopo arrivarono degli uomini di ghiaccio, così li chiamava. Erano tipo ragazzi atletici e muscolosi, dall'aspetto roccioso, che sembravano di acciaio. Bussarono alla porta dicendo che dovevano parlare con Hunt. Questi uomini fecero una conversazione in una delle stanze della casa. E quando tutto fu finito, Hunt andò da Celestine dicendo che doveva lasciare tutto perché c'era pericolo per la sua sicurezza. Il tempo passò ed Hunt ottenne la pensione onorevole. Dopo questo si sono trasferiti in California e dopo un po' le cose non sembravano andare bene alla coppia e finirono per separarsi. Ernest Hunt morì a 66 anni il 21 settembre del 2014 e Celestine ha deciso di onorarlo raccontando a tutti questa fantastica esperienza. Durante gli anni non hanno raccontato di quello che hanno visto, ma tutto era rimasto nella loro mente. Ma di quei piccoli racconti che facevano, ricorda che questi esseri erano qui sulla Terra per controllarla e possessarsene. Ricorda anche che lavoravano con il comando strategico, facendo scambio di tecnologia e altre cose che Hunt non ha scoperto. Come vedi, questa è un'allucinante storia di Celestine, dove solo ognuno di noi può dare la sua riflessione e giusta collocazione. Fantascienza, immaginazione o altro? Che ne pensate? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.